No. I fedeli hanno trovato un corpo a Notre Dame. I burloni lo chiamano il penitente. Dunque giustizia è stata fatta? Non del tutto. Sivert aveva un complice la notte della morte di De La Serre. È stato lui a ucciderlo. Questo solleva molte domande. Che hai scoperto? Lavorava con un uomo chiamato Roi de Thun. Il re dei mendicanti. Ne sei certo? Lo conosci? Di fama. I mendicanti gli versano tributi. Ma quell'uomo è un fantasma. Abbiamo mandato 3 assassini a cercarlo. 2 non hanno trovato tracce. Il terzo è scomparso. Lo troverò. Sivert ha incontrato un suo tirapiedi. Lo devo alla memoria di De La Serre. Scoprirò la verità. Magari ci riuscirai. Ti sei dimostrato un vero assassino oggi. E un vero assassino ha bisogno di armi adeguate. Quindi la lama nascosta e le bombe fumogene non erano niente, eh? La lama fantasma. Una piccola miglioria rispetto alla lama degli assassini. Ovunque andrai ti permetterà di evitare il contatto col nemico. Bene. Assassino, il consiglio ti incarica di andare alla corte dei miracoli. Trova l'agente templare Roi de Thun. Scopri i suoi segreti e dagli la pace. Arnaud, che si dice? Ehi! Allora, cosa dico vuoi? Dico a te! Arnaud. Ti ho visto che cazzo mi stai a... Ciao, Arnaud! Oh!
signora. Mazza di codare. Proprio la persona che volevo vedere. Tranquillo, c'è molto di peggio. Sono stato nelle colonie anni fa. Laggiù è orribile. Tieni sempre la mano sul borsello e te la caverai. Così potrai giocarci.
Tieni sempre la mano sul borsello e te la faccio. Stai indietro! Pietà, no! Ho fatto il possibile! Nessuno vuole! Ma grazie non sa quale scusa. Lui vuole risultati. Se non raggiungi la quota, dovrà fare dei cambiamenti. Dottore, via il piede! No! No, pietà! Dio, no! Eccoti qua, il tirapiedi del roi de Tun, la Touche. Oh, io non lo farò. Guarda. Bello, no? I bravi parigini fanno la carità più agli storpi che a chi è sano. Il roi de Tun vede in questa insulsaggine un'ottima opportunità per motivare i suoi sottoposti meno abili. Quell'uomo ha perso un piede. Ora potresti irrompere là, causare scompiglio e far rintanare i ratti nelle loro tane. Oppure puoi nasconderti nella calca e seguire i ratti fino al loro re. In ogni caso, quell'uomo ha perso il piede. Finito. Portatelo alla clinica per la cauterizzazione e poi rispeditelo in strada. Forza, tirati su. Apprezzo il consiglio. Non ancora. Ma tu chi sei davvero? E perché mi aiuti? Oh, ti tengo d'occhio da un bel po', ormai, Arno. Ritengo mio sommo dovere soccorrere tutti coloro che sono stati incatenati con me alla Bastiglia. Ed è mio legittimo desiderio vedere il re dei ratti preso in trappola. Quanto al nome, hai davanti a te Donatien Alphonse François, Marchese de Sade. Vieni a farmi visita quando ti stancherai di questa feccia. Oh, gran bella scia. Buona fortuna. Di notte ormai fa freddo. Sua grazia. No, dove sono i camini? Che camini? Quelli che sua grazia ha messo quando ha preso il potere. Dormi sopra quelli e stare al caldo come un bambino. Non toccarmi! Indietro! Signor La Touche, prestate sempre cure mediche agli sventurati. Verrà il tuo turno, libertino. Prima di quanto pensi, direi. Vediamo dopo. Ti conosco? Subito.
sai cosa ha fatto a Thierry? Ricordo bene le sue urla e quanto sono durate. E per un errore di calcolo. Vuoi scherzare? Credevo avesse fatto la cresta o roba simile. No, ha sbagliato a riportare un 1. Bene. Acceleriamo. Portatelo dentro, presto! Qualcosa non quadra. È morto, signore. Allora gettatelo nel canale di scolo ed entrate. Cos'è previsto per il paziente del letto? Figurato da un incendio, famiglia uccisa ed impazzito. Spioni? È difficile causarle senza ridurre in cenere mezzo distretto. Basta qualche goccia di acido. In pochi se ne accorgeranno. Farmierò la vita. Le catacombe! E nelle catacombe sotto la vecchia chiesa!
Latouche, mi aspettavo molta più spina dorsale. Cosa dirà il tuo padrone? Dio, Dio aiutami. Le cose più difficili. Dammi un nome! Avanti allora, maledetto! È una fine degna di te, bastardo. Vieni qui! Ti ammazzo! Sparite voi altri. Come mai sono così caldi? L'aria proviene dalle catacombe. Cosa gli serve? Senza i camini quel posto si riempirebbe di fumo. Va bene. Quei poveri diavoli. Cittadino. Vediamo che faranno ora quegli Oh!
Toccami e finisci sulla ghigliottina! Come mai sono così caldi? L'aria proviene dalle catacombe. E a cosa gli serve? Pensa che il posto si riempirebbe di fumo. Ok. E non va bene, no? Via. Già? Accidenti, direi via! Che non via. Va bene affatto. Calma, amico. Non tutti abbiamo studiato. Torna qui! Sfate il cranio, lo giuro! Sai, una volta, l'ho detto una volta sola. Come ti pare, professore? Istruttivo, bisogna dire. Il se prépare quelque chose. Tu dois être... Devo proprio venire lì a spontarti la faccia! Estraggo gli occhi dal cranio! Toccami e finisci sulla ghigliottina! Qualcuno mi hai sentito? Art! Resta fermo dove sei! Per niente! Qualcuno la pagherà! Non credo proprio! Questo li affumicherà. Vedo nuovi progetti speciali di sua grazia. Ho raccattato sia no un degno questa settimana. Come posso competere con amputati tripli e feriti di guerra? Se non versi il tributo, dovrai raccontare dei tuoi atti eroici a gruppo. E voi dove andate? Coglione senza palle! Dio che ci dà le mani! Mondo. Usciamo di qui! Che ti aspettavi? Un idiota ha scavato troppo ed è arrivato alla fogna. Andiamo via di qui! Yeah.
bastardo antirivoluzionario!